Mammi, da dove arriva? Lo tsunami? Dal Pacifico. E quello politico? Da Grillo. Nel Parlamento i grillini con chi si alleano? Con nessuno, noi non abbiamo alleati, i nostri alleati sono i cittadini. L'alleanza che cosa vuol dire? Un inceneritore di destra o di sinistra? Un'area centrale nucleare di destra o di sinistra? Sono parole vuote, senza senso. Chiediamo l'intervista con la portavoce candidata nel Lazio, una serie di telefonate, un incontro preliminare senza telecamere, i grillini sono cauti con i giornalisti televisivi. Superato l'esame, l'appuntamento con Roberta Lombardi è fissato al Teatro Valle, occupato. Lei partecipa all'assemblea per abbattere il debito pubblico, l'intervista alla candidata grillina però non piace agli altri movimenti. Più specie che questa roba del 5 Stelle di asfaltiamo. Inno Global di Attack polemizzano, febbre elettorale, qualche gelosia politica di troppo. Ci spostiamo a questo punto di qualche metro. Cosa manca ai politici tradizionali? Manca completamente il contatto con noi cittadini, manca un progetto culturale che riporti il cittadino a riappropriarsi della cosa pubblica. Ma il palazzo fa paura? No, il palazzo no, sarà aperto a tutti, ci sarà più questo divario tra le porte chiuse del palazzo e i cittadini che stanno fuori. Grillo chi è? Il portavoce, il leader, il papà del movimento, a volte un po' padrone? Grillo è un istrione fantastico, è la persona che prende la pancia, ci prende la pancia e ci dà la scossa. Io voglio un sogno di come si muoverà mio figlio fra 20 anni, che cosa mangerà, che acqua berrà, che ambiente avrà fra 20 anni, lo voglio!